riprende la nostra lunga mattinata da vivere insieme. In attesa dell'udienza di Papa Francesco, vogliamo ricordare che oggi, 31 gennaio, è la festa di San Giovanni Bosco. Giacomo. E vogliamo cominciare a parlarne insieme al nostro ospite che è già pronto, Don Giuseppe Costa. Qui diamo il buongiorno. Benvenuto nel nostro studio. Segretario, direttore maggiore, prego, prego, comode, portavoce della Congregazione Salesiana. Oggi giornata di festa e avremo modo di parlarne anche dopo l'udienza, ma diamo proprio brevemente un cenno veloce su chi era, per chi non lo sapesse, Don Bosco. Don Bosco, diceva già Paolo VI, è come San Benedetto o San Francesco, cioè per la figura è di un grandissimo fondatore di un movimento spirituale, di una grande famiglia a servizio del mondo giovanile e dei giovani più abbandonati, più soli, più poveri. Attualissimo oggi in tempi di crisi, di povertà educativa. Allora, Don Giuseppe, noi ci fermiamo perché Papa Francesco è pronto, diamo la linea all'udienza, ma dopo avremo tempo per approfondire la figura di San Giovanni Bosco. Bene, ci vediamo grazie. Dopo l'udienza. Riprendiamo la linea dopo l'udienza del mercoledì di Papa Francesco per una grande festa, grazie. Sì, Giacomo, per la festa di San Giovanni Bosco e ne parliamo con Don Giuseppe Costa, segretario e direttore maggiore e portavoce della Congregazione Salesiana. Don Giuseppe, continuiamo la chiacchierata che avevamo iniziato prima. Prima lei ci stava dicendo che per trovare una figura all'altezza, tra virgolette, di San Giovanni Bosco, Papa Paolo VI diceva che bisognava pensare a San Benedetto o a San Francesco. È così? È proprio così. E Paolo VI era un grande conoscitore di Don Bosco. Ma se volessimo fare un ritratto di Don Bosco, per chi non lo conoscesse, quali sono le sue caratteristiche più importanti? Don Bosco visse dal 1815 al 1888, un periodo molto interessante nella vita dei popoli, nella storia delle nazioni, specialmente europee. In quell'arco di tempo la condizione giovanile era proprio azzerata, cioè non esisteva una condizione giovanile, per cui Don Bosco nella sua vita sperò di servire i giovani, operò per servire i giovani con tutte le forze che egli ebbe. In questa prospettiva egli sognò di lavorare per i giovani e li sognò materialmente. È un grande sognatore Don Bosco, che sogna e realizza i suoi sogni attraverso un impegno quotidiano e molto pratico, molto operativo. Quindi sogna e realizza attraverso l'impegno quotidiano. Ha sognato le sue missioni in America Latina e altrove e operò per iniziare queste missioni proprio attraverso i suoi stessi ragazzi che furono i primi a seguirli. Tra questi ragazzi ci fu ad esempio anche Don Orione, che quando Don Bosco si ammalò offrì la sua vita perché Don Bosco potesse guarire. Don Bosco mandò Don Orione a fondare un'altra congregazione. Uno dei sogni di Don Bosco era quello di edificare una chiesa per un suo grande amore, che era Maria. Questo sogno poi si è realizzato nel tempo ed è appunto la Basilica di Santa Maria Ausiliatrice. Andiamo a conoscerla attraverso questo servizio. La storia di questa basilica risale a San Giovanni Bosco innanzitutto, che è colui che l'ha desiderata ardentemente e l'ha voluta con tutto il cuore e con tutte le forze, potremmo dire anche contro tutti. Quando ha iniziato e pensava questa basilica non aveva neppure i soldi per costruire una basilica, che ci voleva allora almeno 1 milione di euro. Don Bosco questa basilica l'ha immaginata già da giovane prete nel 1844, non era arrivato neppure a Valdocco e ha sognato questa basilica. Una pastorella le indicava un prato dove tanti giovani, tanti animali, tante
pecore, capri, ecco, gli indicava di costruire qui proprio un santuario a lei dedicato. E gli indicava anche il punto dove avrebbe dovuto costruirlo, dove una terra bagnata anche dai primi martiri cristiani. Siamo nel 1844, Don Bosco fa questo primo sogno, Don Bosco arriverà qui a Torino Valdocco nel 1946, ma la chiesa che costruirà o che troverà a sistemare è una tettoia, ma finalmente nel 1865 può dare inizio ai lavori per costruire questa chiesa. E Don Bosco stesso dice che questa chiesa non l'ha costruita lui, è la Madonna stessa che se l'è fabbricata, diremmo con il suo amore, col suo affetto, ma soprattutto direi anche con i tanti benefattori che l'hanno un po' sostenuta. L'amore a Maria Auxiliatrice Don Bosco l'ha avuto inculcato, perché la fede si tramanda, dalla mamma Margherita. Proprio mamma Margherita diceva a Don Bosco: ecco, quando sei nato ti ho consacrato alla Madonna, quando hai iniziato a studiare ti ho raccomandato, ecco, di esserle devoto. Adesso che Don Bosco partiva per andare a Chieri in seminario, adesso che inizi a diventare prete, se diventerai prete, cerca di essere tutto suo. Essere qui in questo luogo dove ci sono stati miracoli e ancora oggi avvengono commuove il cuore e certamente ci fa comprendere quanto presente l'Auxiliatrice ancora oggi nel mondo e nella vita di ogni uomo. Molto spesso quando si parla di persona che sogna, uno dice: hai la testa fra le nuvole, stai sempre a sognare. I sogni di Don Bosco erano sogni, ma con una dimensione profetica e molto collegati al reale, molto concreti. Sì, molto concreta, pratica. Don Bosco era con i piedi per terra. Tutta la sua vita ha dimostrato questo, perché gli ha speso materialmente la sua vita per creare opere a servizio dei giovani in una società che ignorava i giovani. Oggi i giovani vengono attenzionati per tanti motivi, o perché sono in crisi, o perché diminuiscono, o perché sono depressi, o perché vanno orientati. C'è tutta una realtà giovanile oggi sotto osservazione, al contrario. Ai tempi di Don Bosco la realtà giovanile veniva ignorata. Egli riuscì a creare la più numerosa concentrazione di adolescenti d'Europa proprio a Valdocco. Un altro sogno, come dice lei, è proprio la vicinanza e l'aiuto ai giovani, e tutti ricordiamo San Giovanni Bosco proprio per la creazione dell'oratorio. Sì, l'oratorio è diciamo così, è il paradigma di tutta di tutto il metodo salesiano. Noi salesiani applichiamo il metodo dell'oratorio nelle scuole, nelle parrocchie, ovunque il salesiano opera, si mette a fianco dei giovani offrendo la sua amicizia, la sua cordialità, il suo aiuto, e realizzando questa dimensione oratoriana del metodo di Don Bosco. Quando si dice oratorio, noi non è che intendiamo un luogo di preghiera, noi intendiamo un centro dove il giovane si trovi a casa sua, dove può giocare, dove può pregare, dove può studiare, dove può soprattutto essere salutato quando entra, quando esce, e dove può tornare quando vuole. Anche perché lui diceva: i giovani dobbiamo amarli, ma i giovani si devono anche sentire amati. Certamente va stabilito un rapporto di empatia, un rapporto di vicinanza tra l'educatore, in questo caso il salesiano, e il giovane stesso. Senza questa empatia, senza questo collegamento, diciamo così, e questa vicinanza, non scatta quel complesso di crescita, di dinamismo ai valori che è poi l'educazione.
Tutto questo si inserisce in un contesto assolutamente all'interno della Chiesa, perché era vicino agli ultimi, era vicino ai ragazzi, ma era vicino anche ai pontefici. Ne ha conosciuti diversi in vita. Tra l'altro poco fa appunto ne abbiamo nominato uno che aveva una considerazione proprio su di lui. Sì, e Don Bosco fu legatissimo al Papa e ai suoi desideri. Venne a Roma per costruire, completare la costruzione della Basilica del Sacro Cuore, proprio gli ultimi mesi della sua vita, e ubbidì e contribuì, determinò, costruì questa basilica. Scrisse la sua autobiografia su invito di Papa Pio IX, che era da tanti esaltato ma da tanti vituperato. Egli, quando diceva ai suoi ragazzi, noi gridiamo viva il Papa, non viva Pio IX. Per noi il Papa è il Papa e come tale va servito, va rispettato, va soprattutto amato. Dicevo, Don Bosco invitava tre grandi amori: l'Eucaristia, Maria e il Papa. Tre riferimenti essenziali, tre grandi amori bianchi, come li chiamano, di Don Bosco. E i giovani sono educati ad avere questa relazione con il Papa. E allora conosciamo una proprio delle realtà nate grazie all'insegnamento di Don Bosco. Andiamo a Roma, a Borgo Ragazzi, Don Bosco. Partiamo insieme per questo viaggio. Qui siamo al Borgo Ragazzi Don Bosco, un'opera salesiana di Roma, nella periferia est di Roma, una periferia importante, anche abbastanza difficile a livello sociale. E qui i salesiani dal 1948 operano con i ragazzi più in difficoltà. Pio XII chiese ai salesiani di essere Don Bosco a Roma e nel tempo il Borgo Ragazzi Don Bosco ha mantenuto questa sua missione verso i giovani più in difficoltà. I ragazzi qui al Borgo arrivano in tanti modi. C'è chi arriva perché viene inviato da qualche servizio, dai servizi sociali, dal tribunale per esempio dei minori, anche che vengono qui per svolgere dei servizi, anche delle messe alla prova, oppure vengono perché chiamati dagli amici o perché c'è l'interesse di giocare, di stare insieme, oppure vengono per frequentare la scuola professionale. La proposta che facciamo è una proposta formativa, quindi sono dei corsi destrutturati, pensati apposta per i ragazzi che hanno maggiori difficoltà dal punto di vista formativo, accompagnati da un intervento psicoeducativo. Gli operatori sono educatori, sono psicologi che li accompagnano nella crescita personale, umana e professionale, no? Secondo quello che è un po' l'ideale di Don Bosco, il pensiero di Don Bosco, buoni cristiani, onesti cittadini. Sono ragazzi che cercano proprio nel lavoro la strada, cioè cercano di emanciparsi, di crescere, di trovare un loro posto nella società tramite il lavoro. Hanno voglia di imparare un mestiere, sono contenti soprattutto quando fanno le parti pratiche. Stare con i ragazzi nella sofferenza, nel dolore, a volte prova tanto, però poi vedere i frutti di questo lavoro è un pezzettino di regno di Dio, del regno del cielo. Dare la sicurezza ai ragazzi che ci siamo, che se succede qualcosa, se hanno delle difficoltà, se hanno dei problemi, possono rivolgersi. Un punto di riferimento che si dà a tanti ragazzi che magari questo punto di riferimento purtroppo non lo hanno nemmeno a casa loro, nella loro famiglia, e quindi è sicuramente qualcosa, una colonna per la loro vita. L'idea è di dare loro una possibilità di una vita piena, ricca, sia da un punto di vista individuale, ma anche proprio dal punto di vista della società in cui poi loro vivono. E questo era uno degli oratori di Don Bosco, ma Don Giuseppe, la famiglia salesiana ormai è presente in tutto il mondo. Ci diceva prima in 130 paesi. Siamo in oltre 130 paesi, sì. E pensate che in questo oggi il Rettore Maggiore si trova in Brasile per celebrare la festa di Don Bosco. Da Fortaleza, dove c'è questa celebrazione, si sposterà in Santo Domingo, poi andrà
in Vietnam, dove visiterà le opere del Vietnam, e quindi passerà in Africa, in Ruanda. Questo è un viaggio tra i tanti che viene fatto dal Superiore Generale dei Salesiani, proprio per visitare le varie opere. Noi siamo ampiamente presenti oggi in Africa, tant'è che siamo stati invitati a partecipare anche a questo progetto che sta preparando il governo italiano nei confronti dell'Africa. Siamo presenti in Asia e poi siamo popolarissimi in America Latina, dove è facilissimo trovare ragazzi che si chiamano Giovanni Bosco o ragazze che si chiamano Ausiliadora. È passato tempo ed è cambiato il mondo rispetto al 1888, rispetto a quando è nato al cielo Don Bosco, però l'opera rimane, l'eredità naturalmente rimane. Oggi che cos'è la famiglia salesiana, Don Giuseppe? Ma la famiglia salesiana oggi è un esercito di oltre 300.000 persone, uomini e donne. Sono 32 gruppi che si ritrovano nella famiglia salesiana, nel carisma salesiano, nell'obiettivo di servire i giovani, e rappresenta, secondo l'UNESCO, la più grande organizzazione educativa privata. Questo dal punto di vista dei numeri. Dal punto di vista delle opere, noi abbiamo opere di ogni tipo. Già Don Bosco diceva, che elencava le varie opere, scuole agrarie, oratori, centri professionali, palestre, eccetera, ed ogni qualsiasi altra opera, egli scriveva, che può servire alla salvezza dei giovani. Ecco, questo è rimasto sempre. Quindi il salesiano cerca di aprire opere che possano accontentare i giovani, ma con la costanza di un cuore che ama, di qualcuno che vuole offrire la propria amicizia e fraternità. Grazie Don Giuseppe Costa e ancora buona festa di San Giovanni Grazie Bosco. Grazie a voi. Noi ci fermiamo, andiamo qualche istante in pubblicità, ma dopo in questo studio entra la musica. Tra un po' un grandissimo cantautore arriva in questo studio, Stefano Borgia. A tra poco.